Ciao, benvenuto e benvenuta in questo nuovo video dove andiamo ad analizzare i movimenti di stacco da terra. Molte volte purtroppo lo stacco da terra viene confuso o comunque sembra un movimento molto simile allo squat, con kettlebell o bilancieri che dir si voglia. E in realtà non è proprio così, ci sono delle sostanziali differenze che adesso andremo a vedere nel dettaglio. Posizione di partenza praticamente uguale a quella dello squat, quindi kettlebell in mezzo alle gambe, gambe leggermente divaricate, e facciamo un piegamento per andare ad afferrare il kettlebell. Una volta che abbiamo salda la presa sul kettlebell, la differenza tra lo squat e lo stacco è questa. Mentre nello squat si sta seduti, nello stacco si è più avanti, quindi le spalle devono essere circa 5-10 gradi più avanti del kettlebell o del bilanciere. Quindi il sedere è più alto e la schiena è completamente dritta e in tensione. Per riuscire a capire al meglio queste differenze, ti faccio vedere il movimento di profilo, così che riesci perfettamente a vedere l'allineamento. Andiamo a vedere ora, prima di passare alla correzione errori, il sumo deadlift. Quindi stessa dinamica, la differenza è che le gambe sono molto più larghe e le punte dei piedi sono molto extrarotate. Fondamentale seguire le punte dei piedi con le ginocchia. Quali sono gli errori più comuni sugli stacchi, sul deadlift? Senza dubbio, come nello squat, l'intrarotazione delle ginocchia, quindi questo movimento molto molto pericoloso per le ginocchia. Il secondo errore più comune è l'aumento della cifosi, della schiena, quindi invece di stare completamente dritti con la schiena si tende a rilassarla. Quando la muscolatura della schiena non è in tensione, c'è molto molto rischio infortunio. Un altro errore molto comune che si verifica soprattutto quando il peso è alto è che il movimento non sia fatto uniforme tra gambe e tronco, quindi un classico movimento a cerniera, ma sia spezzato. Cosa intendo? Da questa posizione, invece di andare su insieme, l'errore è che salga prima il bacino, quindi si stendano prima le gambe e poi la schiena. Anche questo alza di molto il rischio infortuni. Un altro piccolo dettaglio che può fare la differenza in un buono stacco è l'allineamento della testa. Nella stragrande maggioranza dei casi si vede la testa che forza verso l'alto. Nella fase di sollevamento la testa che forza verso l'alto. In realtà sarebbe consigliato tenerla in posizione completamente neutra. Quindi quando io sono a terra lo sguardo è rivolto completamente verso il basso e man mano che io sollevo, lo sguardo si alza. Perfetto, analizzati nel dettaglio i movimenti di stacco, possiamo passare a un esercizio un pochino più complesso, che è lo stacco con la tirata, quindi deadlift più high pull.